Voci del Mattino. Seconda parte di Voci del Mattino, ancora buongiorno da Paolo Salerno. Cominciamo questo secondo segmento della trasmissione parlando di alimentazione, in particolare di un'iniziativa che punta a sensibilizzare e alimentare, se mi passate il gioco di parole, una sana cultura dell'alimentazione. Ne parliamo con l'amministratore del gruppo Laboratorio delle Idee, Sergio Mustica. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Stiamo parlando di EduEat, cioè educare a mangiare, possiamo dire. In che cosa consiste questo progetto? Diciamo, è un manifesto che cerca di andare alle radici del problema dell'alimentazione, che è quello di come noi siamo educati a mangiare. In passato era la famiglia che educava realmente i bambini a mangiare. Oggi con la televisione, con le pubblicità, con diciamo un certo tipo di cibo, i bambini tendono a mangiare senza sapere quello che mangiano, senza capire i danni che fanno alla loro salute. Allora c'è necessità di educare i bambini a capire che cosa mangiano. C'è un grande movimento educativo, lo Stato cerca di fare iniziative nelle scuole in cui si dice ai bambini quello che devono mangiare, ma questo purtroppo non funziona. Se noi diciamo a un bambino in una stanza fai quello che vuoi ma non toccare quella scatola, lei sa che naturalmente il bambino non deve toccare quella scatola. È la prima cosa che fa, non c'è dubbio. Quindi tutta l'educazione alimentare che abbiamo fatto in questi anni in Italia è tendenzialmente impositiva. Noi abbiamo cambiato registro, pensiamo che si debba fare una educazione alimentare propositiva, far divertire i bambini e soprattutto ricreare un rapporto tra i bambini e i loro genitori nel rapporto con il cibo. Quindi il cibo deve essere un piacere. Se l'educazione alimentare diventa un piacere, il bambino è consapevole e capisce ciò che mangia. Quindi considerando anche il tempo sempre minore che hanno le famiglie, soprattutto dove entrambi i genitori lavorano, per dedicarsi a questo lato dell'educazione, la scuola gioca un ruolo veramente fondamentale. Sì, certo, la scuola ha un ruolo, abbiamo fatto delle iniziative, siamo riusciti ad aumentare per esempio i consumi di verdura del 400% facendo giocare i bambini con un campionato di verdura, ma poi abbiamo costruito uno strumento per le famiglie, uno strumento che ha un libro doppio, una parte per i bambini e una parte per i genitori, che si chiama Aggiungi un gioco a tavola. E questo libro gioco aiuta i genitori e i bambini a divertirsi insieme, perché il problema che dicevamo prima rispetto al dovere vale anche per i genitori. Se il genitore pensa di dover fare qualcosa come obbligo con il figlio, non è che funziona molto. Allora noi abbiamo pensato che invece giocando a degustare il cibo, a parlare del cibo, a cucinarlo, a manipolarlo, a comprarlo insieme, questo possa aiutare molto. Quindi abbiamo creato questa cosa che è assolutamente nuova, un libro che parla di alimentazione come un gioco. Un volume per i bambini, un volume per i genitori, e questo mette in contatto due generazioni e li fa divertire, degustando a tavola, discutendo del cibo, insegnando ai bambini come comprare le cose. Ovvero, noi con l'Università di Macerata, con cui abbiamo fatto questo manifesto EduEat, abbiamo fatto una scelta fondamentale: dare ai bambini il diritto di sapere quello che mangiano, anche ai bambini piccoli, perché la consapevolezza è il punto fondamentale. Poi si può giocare insieme e divertirsi in un modo nuovo, ecco, tornare a far parlare i genitori con i figli, tanti. Anche questo è molto importante. Io trovo che ci siano due versanti, cioè da una parte l'alimentazione sana, quindi imparare a evitare o a limitare al minimo, a ridurre al minimo l'uso di cibi che sostanzialmente fanno male agli adulti, fanno anche peggio ai bambini, e dall'altra però anche educare al gusto, cioè alla varietà del cibo, a sapere apprezzare i gusti differenti. Spesso i nostri figli sono abituati a delle diete un po' monotone. Esatto, allora guardi, lei ha proprio ragione. Noi abbiamo costruito dei personaggi, dei supereroi: l'elfo Udino, la fata di stella, lo gnomo Olfat, i Govut. Sono dei personaggi che rappresentano i cinque sensi, quindi tutta la nostra educazione è basata sul gioco e sui sensi. Allora i bambini
devono imparare a usare i loro sensi, l'olfatto, il tatto, sentire quanto è croccante una mela, osservare quanto può essere bello mangiare qualcosa che sai da dove viene, che sai che cosa porta, non come dovere, come storia. Allora, giocando con questi supereroi e raccontandosi storie insieme ai bambini e ai genitori, per la prima volta ci sono dei supereroi che non è pericoloso imitare, anzi ogni genitore può spingere a essere contento se il figlio aumenta la sua capacità olfattiva. Assolutamente, dei supereroi da seguire con grande entusiasmo. Io ringrazio Sergio Mustica, amministratore del gruppo Laboratorio delle Idee, per essere stato con noi stamani. Voci del mattino.